Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. E proprio quando il carisma del dittatore sembra spento, in quel momento, sulla scena del Gran Consiglio, arriva l'ordine del giorno Grandi, l'atto di accusa al potere del duce che il re attende per mettere in moto la macchina operativa contro Mussolini. Quest'ordine del giorno che cosa dice? Comincia così: il Gran Consiglio del fascismo, riunendosi in questi giorni di supremo cimento, volge innanzitutto il suo pensiero agli eroici combattenti d'ogni arma che fianco a fianco con la fiera gente di Sicilia, in cui più alta risplende l'univoca fede del popolo italiano, rinnovano le nobili tradizioni di strenuo valore e di indomito spirito di sacrificio delle nostre gloriose forze armate. E poi arriviamo al punto chiave. Dichiara che a tale scopo è necessario l'immediato ripristino di tutte le funzioni statali, attribuendo la corona al Gran Consiglio, al governo, al Parlamento, alle corporazioni, i compiti e le responsabilità stabilite dalle nostre leggi statutarie e costituzionali. Infine, invita il governo a pregare, quindi Mussolini, a pregare la maestà del re, verso il quale si rivolge fedele e fiducioso il cuore di tutta la nazione, affinché egli voglia, per l'onore e la salvezza della patria, assumere con l'effettivo comando delle forze armate quella suprema iniziativa di decisione che le nostre istituzioni a lui attribuiscono. Tutti chiedono che cessi questo potere concentrato nella figura di Mussolini e si restituiscano funzioni alle varie istituzioni fondamentali del regime, a cominciare dal Gran Consiglio. E dal re. E dal re, quello era ovvio. Quindi l'ordine del giorno non si presentava in nessun modo come una sovversione o addirittura una abolizione del regime totalitario e una revoca del potere nelle mani di Mussolini. È una spoliazione parziale di potestà e di prerogative al duce per restituirle al re e alle istituzioni costituzionali. Sì, era un modo di dire a Mussolini: smettila di essere un dittatore assoluto e diventa un dittatore in un collegio, come il Papa.